Oggi sto andando a fare una cosa realmente fighissima, però prima di iniziare colazione veloce necessaria. Sono sceso al binario perché c'è meno gente, magari riesco a spiegare un po' meglio quello che sto andando a fare. Sono in stazione, sto andando a Milano a fare un evento, uno shooting per Adidas, ma non, come c'è scritto qui, Adidas Basketball, ed è questa la cosa figa. Quello che posso dire è che sarà una campagna in vista della partita dell'Italia di calcio del 12 di settembre. Salgo sul treno, vado a Milano e inizio a parlare con la gente che magari mi spiegano meglio quello che sta succedendo, quello che faremo, perché se devo raccontare una cosa, tanto vale raccontarla bene, quindi ci vediamo dopo a Milano. Mi sono anche dimenticato di lanciare un nuovo hashtag per appunto il vlog, che è hashtag polemica. Ve lo lascio qui perché sono andato a fare colazione e c'era solo l'acqua frizzante e non potevo bere l'acqua naturale. Polemica, questa è una giusta polemica. Eccolo, è lui, il magico. Dovrei andare in viaggio. Come avete visto, sono arrivato a Milano Centrale, mi sto trasferendo. Questo ragazzo qua che vi sto facendo vedere in questo momento, non ho avuto la prontezza di riprenderlo nel mentre mi ha fermato, a parte il piacere che mi ha fatto essere riconosciuto comunque anche a Milano Centrale. Mi ha raccontato che è andato a Roma, è tornato adesso a Milano, che è andato a fare un provino a 14 anni, esattamente come ho fatto io, più o meno l'età è quella. Quindi se stai guardando questo vlog, in bocca al lupo. Io adesso torno alla mia vita e quindi vado allo studio per farlo shooting. Sono, poi vi racconto tutto, ma sono stupito che a Milano Centrale mi avranno riconosciuto una decina di persone, mi hanno fatto i complimenti per i video. Questo per me vuol dire tantissimo, infatti lo sto dicendo subito anche se c'è casino, perché è una roba spettacolare secondo me. Ok, sono tornato a casa per parlare con un po' più di calma di questa cosa qua, anche perché non ho mai parlato nel vlog. Io come atleta sono sponsorizzato da Adidas. Sostanzialmente quello che è successo e che ho spiegato nella prima parte di video è un'iniziativa che ha fatto appunto Adidas per la partita della nazionale di calcio Italia-Ucraina a San Siro del 12 di settembre. Ovviamente, non so se lo sapete, la nazionale italiana di calcio è da poco sponsorizzata e di conseguenza sono state fatte queste iniziative per pubblicizzare ovviamente un po' la maglia. Tra l'altro, aspetta che mi metto la maglia così ve la faccio vedere. La maglietta è questa qui, non ho fatto la transizione iper mega figa perché non sono ancora capace, ma imparerò. Sostanzialmente stavo dicendo che Adidas ha creato queste mini iniziative, che poi mini non sono tanto, queste iniziative in giro per la città di Milano per creare un po' di hype per la partita della nazionale italiana di calcio. E io faccio parte di una di queste iniziative, ovvero sono uno dei 20 atleti e non solo, perché ci sono stati anche creator, però la maggior parte atleti non solo di calcio, quindi di tutti quanti gli sport, che verranno proiettati su degli edifici caratteristici di Milano. E per me questa è una cosa incredibile e purtroppo non potrò vederla in prima persona, quindi non potrò essere a Milano quando verranno proiettate le immagini, perché sarò a San Sepolcro con la mia squadra a fare un torneo, però obiettivamente sono cose speciali che
onestamente mai avrei pensato di poter essere proiettato su un palazzo a Milano. Quindi non mi resta che ringraziare Adidas Italia, che mi ha fatto fare una roba che per me è fighissima. Tra l'altro un applauso, perché è il primo sponsor di questo vlog. E niente, vi lascio le immagini. Oggi è il 12 di settembre, il giorno della partita, e sto andando a rifugiarmi nel mio posto preferito per parlare con i piedi nell'acqua. Purtroppo, nonostante sia stato ovviamente invitato, non potrò andare a San Siro a vedere la partita, e mi spiace un po' anche perché io a San Siro non ci sono mai stato, lo ammetto, però credo che comunque qualche video riesca a mettervelo di com'era la situazione là. Anche perché chi mi segue dall'altra parte, dove si fanno i video un po' più corti, sa benissimo che l'hospitality quando vai a vedere una partita è fondamentale. Una cosa che mi piace fare spesso durante i vlog, la conclusione, tipo quella che sto facendo adesso, la faccio sempre finito di vedere come la prima parte di video, no? Come viene montata la prima parte di video, che cosa salta fuori, quindi ho le prime impressioni, no? E io devo notare assolutamente la mia disinvoltura durante lo shooting. Ovviamente sto scherzando, ero impacciatissimo, però ci sta, non è che ho fatto 1000 shooting nella mia vita, quindi ci sta l'emozione un po' tutto, e poi tutte le volte che riguardo la mia immagine proiettata è una cosa, ripeto, l'ho ripetuto 1000 volte, bellissima. Io non mi sarei mai immaginato di poter essere proiettato su un palazzo a Milano, e il fatto di averne avuto l'opportunità, non so se sia un insieme di cose, trovarsi nel posto giusto, nel momento giusto, però è una figata, anche vedendo altri atleti che sono stati invitati, gli altri creator che sono stati invitati in questa iniziativa qua. A parte la bellezza dell'iniziativa per portare un po' di passione per la nazionale italiana, qualsiasi lo sport sia. Un'altra cosa che ci tengo tantissimo a specificare, anche se l'ho fatto 1000 volte, ma credo che non sia mai abbastanza, è che io ho accolto questa opportunità a braccia aperte, e l'ho fatto volentierissimo, quello di andare a Milano a fare le foto per questo shooting, per questa iniziativa, perché i miei impegni lavorativi me lo permettevano. La pallacanestro è il mio lavoro, oltre che la mia passione, ovviamente, e di conseguenza io avevo tre possibilità in questa iniziativa, ovvero quella di fare le foto, quella di andare a Milano a vedere effettivamente come fosse la mia faccia sui palazzi, e quella di andare poi a vedere la partita, per cui è stato fatto tutto questo contorno, no? E io di queste tre cose ho fatto solo l'andare a Milano a scattare le foto. Io credo che questo debba essere chiaro. Io in primis sono un giocatore di pallacanestro, e di conseguenza quello è il mio impegno principale. Tutto quel che viene, ovviamente, se non ho allenamento, se non ho la partita, quello diventa una cosa che faccio iper volentieri, ma secondariamente. Il vlog è una cosa secondaria, i social sono una cosa secondaria. Ovviamente a me fa strapiacere portare, raccontare, no, le cose che faccio, qual è la mia vita, anche queste cose che sono un po' più belle, cioè sono oltre la realtà, no? Per me è una cosa stupenda essere stato proiettato, però obiettivamente non è una cosa che capita tutti i giorni, quindi ve la racconto, ma ci tengo a precisare che la mia vita è la pallacanestro e tutto il resto è una cosa aggiuntiva. Detto questo, il pippone ve lo siete presi anche in questo video, e ormai è d'obbligo nel vlog, un pippone di qualche minuto ci deve essere al 100%. Vi chiedo di mettere un like se vi è piaciuto il video, e io ovviamente dai like capisco se continuare questa cosa qua, e poi non ve lo dico io, ve lo dico loro. Guarda che vi hanno spaccato le orecchie, se non lo fate non siete delle belle persone. Io vi saluto e ci vediamo forse la prossima settimana,
sicuramente la prossima settimana per l'episodio 5 del vlog. Ciao ciao.